Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di un punto molto interessante. È un punto che io ho trovato definito in più modi, punto a piume ventagli, pizzo a ventagli oppure punto a pavone rimarcato. Il perché è facile da spiegarsi, effettivamente è un punto che ha molto in comune con il punto a pavone, però perde un po' della grazia del punto originario perché effettivamente rimane più robusto nel bordo che forma l'archetto e anche nei bordi laterali, che tra l'altro hanno un bel motivo quasi tridimensionale. Non so se riesco a rendervelo in video. È un punto comunque, sebbene meno aggraziato del punto a pavone, molto elegante, molto adatto alla realizzazione di capi invernali. Meno adatto alla realizzazione di sciarpe e scialli perché non ha un rovescio altrettanto bello. È ordinato, per carità, però non è bello come il lato a diritto. E si presta bene alla realizzazione sia con filati robusti, quindi per i capi invernali, sia alla realizzazione con cotone, quindi per i capi estivi. Potete scegliere voi il tipo di spessore che più vi piace del filato. Io nel mio caso ho utilizzato, sia in questo caso che nel caso del lavoro che vi mostro ora, del cotone Macò con dei ferri da, non me lo ricordo neanche più, un attimo, ve lo dico subito, qui non si vede benissimo, certo che non si vede vero al contrario, da 3 mm. Allora, metto qui da parte il campione, anzi lo tengo bene in vista perché mi piace, ha questa bella prospettiva così ordinata. E vi vado subito a illustrare il lavoro. Vi premetto che il lavoro prevede 6 ferri e per essere realizzato bisogna montare sul ferro un numero di maglie multiplo di 15 più 4, a cui poi io ho aggiunto le due maglie di vivagno. Quindi che so, un minimo di 30 maglie più 4, di 45 più 4, oppure si può arrivare anche a 150 più 4, a seconda delle vostre preferenze. Io quindi ho montato 30 più 4 più il vivagno, quindi 36. Il primo ferro fa parte del rovescio del lavoro e si lavora in questo modo. Passo la prima maglia per il vivagno, 4 rovesci. E poi c'è un modulo da ripetere sino alla fine del ferro, composto da 11 diritti, 4 rovesci. Lo ripeto ancora una volta, 11 diritti, 4 rovesci. Io forse sto lavorando un po' troppo veloce, non è che mi sta rincorrendo Satana o qualcosa del genere, è semplicemente che la videocamera mi sta avvisando che si sta scaricando la batteria, quindi spero di riuscire a fare tutto in un video unico. Allora, il secondo ferro si lavora in questo modo. Passo la prima maglia perché è quella di vivagno e lavoro 4 diritti. Dopodiché, un ulteriore modulo da ripetere sino alla fine del ferro, composto da 11 rovesci e 4 diritti. 3 rovesci, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 4 diritti. Avrei potuto anche dirvi lavorate le maglie così come si presentano, perché effettivamente è quello che stiamo facendo. Ripetiamo ancora il modulo, voi fino a che non avrete terminato tutte le maglie sul ferro, io per fare un video più breve ho fatto solo 2 ripetizioni, quindi 11 maglie a rovescio,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 4 diritti. 1, 2, 3, 4. Concludo con la maglia di vivagno che lavoro a rovescio. E arriviamo così al terzo ferro. Nel terzo ferro lavoro due rovesci e un modulo da portare avanti sino alla fine del ferro composto da due insieme a rovescio, 11 rovesci, 8 due insieme a rovescio ritorto. Ora questo modulo lo portiamo avanti sino alle ultime due maglie e quindi riniziamo con due maglie insieme a rovescio ritorto, 11 rovesci, 8 due insieme a rovescio ritorto e poi ripetiamo ancora, 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 sino a che arriviamo alle ultime due maglie che lavoriamo a rovescio. L'ultima maglia, che è quella di vivagno, la lavoro a rovescio. Siamo già al quarto ferro che si lavora in questo modo. Passo la prima maglia perché è quella di vivagno. Due maglie per iniziare. Poi il modulo da ripetere sino alle ultime due maglie, che è composto da una diminuzione a sinistra, quindi possiamo fare il metodo SSK oppure l'accavallato. Io prediligo l'SSK, quindi passo, passo, le riprendo col ferro di sinistra tutte e due assieme e le lavoro a diritto ritorto. 9 diritti. Insieme a diritto. Ripeto, ripeto e ripeto questo modulo sino all'ultima ripetizione, che sarà uguale alle altre, però mi avanzeranno sempre due maglie. Allora, quindi devo lavorare una diminuzione a sinistra, quindi posso usare il metodo SSK, passo passo, lavoro insieme le due maglie a diritto ritorto e poi 9 diritti. Due maglie insieme a diritto e concludo con due diritti. E poi c'è la maglia di vivagno che lavoro a rovescio. Rieccomi. Scusate il cambio di luce e di inquadratura, ma alla fine è successo quello che temevo, ovvero si è scaricata la batteria. E d'altronde solo io potevo mettermi a fare un video con una mezza tacca di batteria soltanto, sono proprio tonto. Come si dice, sono talmente tonto che non mi regge il pavimento. Allora, riprendo dal quinto ferro dove ero quasi arrivato prima che si spegnesse la videocamera e lavoro in questo modo. Passo la prima maglia perché è quella di vivagno. Lavoro due rovesci e inizio il modulo che poi va ripetuto sino alle ultime due maglie che vi si presenteranno nel ferro, ovvero due maglie insieme a rovescio, 7 rovesci, 8 e due maglie insieme a rovescio ritorto, quindi le prendo insieme come se le stessi per lavorare a diritto ritorto, le dilato un pochino, le afferro da dietro con il ferro di destra prendendole da sinistra e le lavoro a rovescio.
Ecco, questo è il modulo che dovremo ripetere sino alle ultime due maglie. A me capiterà di ripeterlo ancora solo una volta e quindi faccio due maglie insieme a rovescio, sette rovesci, e due maglie insieme a rovescio ritorto, come abbiamo visto prima. E concludo. Come vi dicevo, vi avanzeranno due maglie soltanto e le lavoro a rovescio. L'ultimissima, quella di vivagno, la lavoro anch'essa a rovescio. Al sesto ed ultimo ferro lavoro così. Passo la prima maglia perché è quella di vivagno. Faccio 4 diritti. E poi comincio il modulo da ripetere sino alla fine del ferro, nel quale vengo a formare questi trafori che si notano nel lavoro. Ovvero, lavoro così. Ricordiamoci, questo è il modulo da ripetere. Un gettato, un diritto, e poi un gettato e un diritto lo ripeto per 5 volte, quindi una l'ho già fatta. Un gettato e un diritto per la seconda, la terza, la quarta e un gettato. E un diritto per la quinta volta. Un altro gettato e quattro diritti. 1, 2, 3 e 4. Adesso vado a ripetere nuovamente questo modulo e quindi faccio nuovamente un gettato e 5 e un gettato e un diritto per 5 volte. 1, 2, 3. 4, 5, faccio un altro gettato e lavoro 4 diritti. 1, 2, 3, 4. Concludo con una maglia a rovescio per il vivagno e si può dire che ho portato a compimento anche l'ultimo ferro. Adesso, poi, come lavoreremo i prossimi ferri. Qui si verrà a formare questo arco qui con i trafori lì sotto. Il lavoro è da svolgere, è tutto qui. Io spero che il video non sia stato troppo noioso o troppo lungo. Oramai ho perso il conto di quanti minuti ci fossero perché sono passate 2 ore per far ricaricare la videocamera, ma spero davvero che non fosse né troppo lungo né troppo pesante. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial, auguro a tutti una felicissima serata. Se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi così da tenervi aggiornati per i prossimi video, oppure se siete già iscritti sappiate che continuo a ringraziarvi ancora oggi per la costanza con cui seguite quello che pubblico. E una buona serata davvero a tutti, ciao cari!